Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G e ho due domande molto importanti da farvi. La prima, vi piace questa maglia e c'è qualcosa scritto in cinese che sarà qualcosa di molto importante a me piace molto perché oltretutto c'è un drago sul braccio. La seconda domanda molto importante che volevo farvi è c'era davvero il bisogno di una RX 6400? Come ho detto, come ho detto, oggi parleremo di un'altra scheda video da parte di eh, AMD. Ma prima di arrivare a questa news che è relativamente recente, parliamo di altri due argomenti, uno un po' più serio, un po' più tech, l'altro più divertente, possiamo dire. Il primo argomento di cui voglio parlare è il nuovo i9 12900KS, perché sì, a quanto pare Intel ha deciso di creare dei chip ancora più potenti di quelli che già aveva messo in commercio. E siamo proprio su Videocards perché ripeto sempre: Videocards di norma è un sito che parla di leak, parla di news, parla di rumor. Ma ehi, hey, quando le news sono veritiere, perché non andare a vederle direttamente qui? A quanto pare il nuovo 12900 KS è apparso sul marketplace Taobao che è un rivenditore asiatico. In pratica, mentre AMD si sta dando da fare con i refresh dei Ryzen 5000, um, cash 3D verticale, Intel dice: Ma sapete che c'è? Io caccio dei chip che hanno del, dei perfezionamenti. Uh, ingegneristici che riescono a bustare ancora di più di un normalissimo 12900K. Ebbene, abbiamo dei leak molto molto interessanti in cui si vede la frequenza di tutti i P-core del 12900K a 5.4 GHz abbiamo un punteggio estremamente alto su Cinebench R23 per farvi capire 29.519 è un punteggio mai visto da un processore a 16 core 24 thread anche perché non ci sono mai stati processori a 16 core 24 thread ed è decisamente troppo vicino al thread ripper controparte MD che ha 32 core 64 thread uh, purtroppo non ci sono delle informazioni per quanto riguarda il consumo energetico del processore o comunque la temperatura massima qui abbiamo comunque le temperature dei vari core abbiamo Praticamente 79 gradi, 77, 78, 82, 83, 84. Questo 100 gradi precisamente non so cosa significhi, perché attenzione, io non studio il cinese, anche se c'ho scritto cose in cinese sulla maglia, quindi non ho idea di cosa voglia dire. Però la tensione era 1,3047V. Ad ogni modo, partner Intel, sono già pronti. A, eh, annunciare degli upgrade ai vari BIOS ai vari driver con un Enhanced Thermal Velocity Boost, la tecnologia di Intel che permette di boostare su alcuni core eh, in base alle performance termiche del chip. E voglio ricordare che la Serie S, per quanto riguarda i chip di fascia alta, di Intel nasce con l'inove 9900k. In pratica, Intel disse ok, abbiamo già il processore più veloce in gaming. Perché non ne creiamo uno ancora migliore che riesce a boostare a un clock superiore su un core. L'attuale 12900KS dovrebbe riuscire a bustare a 5.5 GHz su un solo core. Quindi capite benissimo che 5.4 GHz su performance core è davvero un risultato incredibile. Ripeto, non abbiamo i consumi energetici ma suppongo che comunque si aggireranno con un overclock di questo tipo anche molto al di sopra dei 300 watt ma ehi alla fine stiamo parlando sempre di un'architettura a 10 nanometri fondamentalmente un'architettura ibrida che dal punto di vista delle prestazioni lascia decisamente a bocca aperta dal punto di vista invece dell'ottimizzazione beh sono stati fatti dei passi avanti siamo ancora lontani dai 7 o dai futuri 5 nanometri di MD Comunque, la prossima è una notizia molto, molto leggera: uh, in pratica, voi sapete che molti uh, reputano i minatori di criptovalute uh, delle persone abiette, dei criminali perché rubano le schede video per uh, fare loro, le loro cose brutte. Noi giocatori non possiamo giocare, è invidia cattiva perché le vende a quanto in Spagna, dei poveri crypto miners sono stati scambiati per: come posso dire, coltivatori di basilico, che poi sarebbe stato usato ovviamente per il pesto, perché sarebbe arrivato poi in Italia. E hanno avuto una visitina da parte delle autorità locali. Infatti, Vedete qua nel video di YouTube che vi metto a schermo intero perché è molto divertente, vedete appunto le autorità locali spagnole che fanno irruzione eh, nel assedicente, nel cosiddetto covo dei malviventi per scovare solamente tante 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 schede video messe a minare una a fianco all'altra in maniera molto allegra. È Nulla, volevo solo farvi fare una risata, quindi possiamo passare direttamente alla notizia bomba di questo video. Prima di parlare della RX 6400, diamo la parola al nostro esperto meteo. bella giornata di mare. Grazie, ora possiamo parlare della 6400. La RX 6400, il cui modello di ASRock è stato già scovato in giro per l'internet, sembra essere la scheda video che nessuno vorrebbe avere mai nel proprio case a meno che non sia decisamente costretto ad averla stiamo parlando di una scheda video che praticamente sarà low profile singolo slot e che probabilmente Asrock manderà ai partner che assemblano PC da parte appunto di ASRock quindi partner OEM e che probabilmente non vedrà la luce sul mercato terzo, quindi per noi consumatori normali che vogliamo assemblare un PC. Ma da un lato, meglio così, vista la figura barbina che sarà fatta dalla RX 6500 XT che impallidisce di fronte alle performance della eh, RTX 3050. Ad ogni modo, si tratta di una scheda che non dovrebbe avere un connettore per quanto riguarda l'alimentazione, almeno dalle immagini così risulta, e boh, è praticamente una scheda mini TX, ma sappiate che sarà possibile sicuramente trovare dei PC con una RX 6400. E con questo AMD conclude in effetti il suo gioco delle schede video, perché non credo sinceramente che uh, ci possa essere una scheda video che, uh, dedicata, che possa andare... Peggio di una 6400 e possa accontentare una certa utenza. A parte forse i chip grafici delle integrate. Ad ogni modo, ragazzi, queste erano le news di oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo format. Non so se chiamarlo il TGDG o con un altro nome strampalato. Io vi chiedo la vostra opinione sugli argomenti che abbiamo appena discusso. Vi lascio i link in descrizione, così che possiate andare a vedere per bene gli articoli che appunto vi ho mostrato. E nulla, fatemi sapere la vostra. Io vi ricordo di mettere. Un mi piace iscrivervi al canale e accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. E ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao, ciao, belli,